Un invito a remare tutti dalla stessa parte e allo stesso tempo una constatazione del fatto che quando ci si è mossi in questo modo si sono raggiunti importanti risultati come il salvataggio dei posti di lavoro in ACC e IDA Standard. E questo è il senso che la Camera di Commercio di Treviso Belluno ha voluto dare al momento degli auguri natalizi, al quale ha invitato tutte le istituzioni bellunesi e che ha avuto come ospite d'onore il nuovo sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci. Volevo partire in Veneto proprio da Belluno, una bellissima zona, ma anche una zona produttiva. Ci sono più di 16.000 aziende, prodotto interno lordo che è fatto dal settore ovviamente principe che è hotelleria, ma anche la meccanica, il turismo. Credo molto che gli investimenti fatti per Cortina 2026 siano fondamentali per questo territorio perché sono investimenti di carattere infrastrutturale e servono soprattutto al rilancio di una zona che ha avuto anche dei problemi, ci sono dei problemi anche di crisi aziendale, ma con questi importanti investimenti anche di carattere economico, possono portare a un rilancio. Ma le nostre imprese sono competitive, i dati che ho dato pochi giorni fa sono dati positivi nonostante la crisi energetica, nonostante il caro materie prime. È un territorio che ha una sua capacità di resilienza, è un territorio che ha una sua capacità di innovazione, l'importante è che le istituzioni siano a fianco. Noi come ente camerale siamo al fianco assieme alle associazioni di categoria, ma la presenza anche delle istituzioni in questi momenti dimostra che ci siamo. Io penso che comunque in primavera ci sarà un rimbalzo economico. Sono previsti per i primi mesi dell'anno alcune tensioni economiche dovute anche al fatto che continua la crisi energetica. C'è un problema ovviamente di tensione anche di carattere sociale, politico, con la guerra in centro l'Europa, però vedo che l'economia italiana tiene.